Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. I comuni abruzzesi bandiera blu nel 2018 hanno presentato la campagna promozionale già attiva sulla rete autostradale. Le ricadute dell'investimento, dicono, si potranno apprezzare nella prossima stagione balneare. Il servizio di Alfredo Primante. Un tuffo dove l'acqua è più blu è lo slogan che circa 4 milioni di viaggiatori della 14, della 24 e da 25 leggeranno per i prossimi 40 giorni sui 44 pannelli disposti lungo la rete viaria a scorrimento veloce. L'iniziativa vede il comune di Fossacesi a capofila degli altri che nel 2018 hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della bandiera blu. Fossacesi per l'appunto, poi Tortoreto, Giulianova Roseto, Silvi Vasto, San Salvo e Scanno con il suo lago a forma di cuore. Regione Abruzzo e comuni si attendono un ritorno turistico positivo nel 2019. È un'industria, in un momento recessivo per l'altra industria, il turismo, che ovviamente non si delocalizza, deve solo attrarre i turisti, attrarre con le qualità ambientali, paesaggistiche, di servizi per poter dare occupazione e produrre ricchezza. È una promozione sulla rete autostradale che catturerà, spero, l'attenzione di 4 milioni che soprattutto nel periodo estivo transitano lungo la dorsale adriatica e da Pescara a Roma. Le bandiere blu quindi diventano un veicolo di promozione turistica a sistema. Superate le polemiche sui criteri di assegnazione, il riconoscimento assegnato dalla FE, istituito nel 1987, diventa un potenziale attrattore di turisti, soprattutto nei comuni che hanno rispettato i parametri. Mare pulito e acque eccellenti in primis, ma anche servizi, infrastrutture, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche in spiaggia. Ma è proprio lì la capacità anche degli amministratori e della regione, quella di far fare sistema a località che hanno fatto scelto della sostenibilità, ne hanno fatto una scelta di campo. Oggi il mercato del turismo richiede sostenibilità, quindi una scelta anche comunicativa in questo senso non può che essere vincente. Con un ordine del giorno urgente approdato stamani in Consiglio Comunale a Chieti il tema del cambio del nominativo dell'Università d'Annunzio. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale del PD, Alessandro Marzoli. Gino Di Tizio. Della sconcertante, la definisco così, vicenda del cambio di denominazione della D'Annunzio si parlerà anche in Consiglio Comunale per iniziativa di Alessandro Marzoli del PD. Marzoli, con quale motivazione? L'Università d'Annunzio è nata oltre 50 anni fa nel territorio della città di Chieti. Oggi la proposta di cambio di denominazione non trova riscontro nella realtà, perché non c'è bisogno per attrarre studenti di fare un riferimento chiaro all'Adriatico. La volontà di internazionalizzare, di aprire all'estero può avvenire anche facendo riferimento all'Europa, ma sicuramente non c'è una necessità effettiva di cambiare nome. L'università è autonoma, può decidere ovviamente per quanto riguarda le proprie scelte interne, ma è importante rispettare quella che è la richiesta che viene da tantissime associazioni, da molti cittadini, teatine e teatini, che chiedono che non ci sia uno scivolamento verso Pescara del nostro Ateneo, perché le economie, gli investimenti e tutto quello che è stato fatto nella città di Chieti in questi anni non può subire prepotenze dall'esterno. Al Consiglio Comunale cosa chiede? Chiediamo una pronuncia immediata sull'ordine del giorno urgente presentato questa mattina, perché domani il CDA della D'Annunzio sarà chiamato a ratificare la decisione del Rettore e del Senato Accademico, e noi chiediamo che il Consiglio Comunale si esprima oggi affinché il Sindaco si impegni ad esprimere un parere negativo e contrario rispetto a un cambio di denominazione su cui noi siamo fortemente contrari e per il quale riteniamo che, se rappresenta uno scivolamento verso le città costiere, verso l'Adriatico, Chieti sarebbe fortemente penalizzata. Cambiamo argomento. Il secondo operaio Sevel coinvolto nell'incidente mortale di venerdì scorso in località Serre è stato dimesso ed è fuori pericolo. Vediamo.
È fuori pericolo il 46enne di Lanciano, il secondo operaio della Sevel, rimasto ferito nell'incidente mortale avvenuto in località Serre. L'uomo, ricoverato in codice rosso, era stato trasportato all'ospedale di Pescara con l'elisoccorso. Il carrellista della fabbrica del Ducato stava rientrando a casa a bordo della Opel Corsa dopo aver terminato il turno A delle 6 del mattino, quando si è scontrato con Cesare Giuliante, 37 anni, di Villa Andreoli, conduttore in lastratura. Per il giovane è stato inutile ogni soccorso, è deceduto quasi sul colpo. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Al vaglio della Polizia Municipale di Lanciano, intervenuta sul posto con due pattuglie. Quasi un frontale nel curvone in cui la strada di Serre per Atessa e le fabbriche della Val di Sangro incrocia l'altra arteria, direzione Lucianetti e Mozzagrogna. Una accorciatoia utilizzata da molti lancianesi per recarsi al lavoro a valle nel più breve tempo possibile, evitando il traffico della provinciale per Santo Onofrio. Erano circa le 14 quando le due auto si sono scontrate violentemente. Le lunghe strisce di frenata lasciate sull'asfalto evidenziano la velocità sostenuta dalla Fiat Brava condotta da Giuliante, che si recava al lavoro di fretta mentre il carrellista faceva ritorno a casa. Due colleghi della fabbrica più grande d'Abruzzo e un tragico destino che ha risparmiato la vita solo a Domenico, mimo per gli amici. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca, assieme ai 27 comuni interessati, ha firmato le convenzioni per distribuire i 7 milioni di euro a disposizione per la realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti. Vediamo. Con la firma in regione delle convenzioni inizia il percorso di completamento della rete regionale del riciclo, sfruttando i circa 7 milioni di euro di investimento complessivo, 4,8 regionali e 2,2 comunali. I fondi serviranno a realizzare 29 centri di raccolta in 27 comuni delle 4 province abruzzesi. La rete regionale del riciclo al completo si presenterà quindi con 9 centri del riuso, 11 piattaforme ecologiche e 29 centri di raccolta per un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro. Siamo a fine legislatura, vogliamo tracciare anche un bilancio di quello che è stato il percorso nei rifiuti della regione Abruzzo? Intanto noi siamo partiti da delle situazioni che attendevano delle risposte da tempo, abbiamo ereditato qualcosa come 6 procedure di infrazione, ne stiamo uscendo non senza una certa difficoltà, ma dopo aver investito per esempio oltre 40 milioni di euro sulle bonifiche dei siti inquinati, non l'aveva fatto mai nessuno, dopo aver investito più di 100 milioni di euro in tempi immediati sul tema della depurazione. E adesso vediamo come il nostro mare è pressoché interamente balneabile. Nel 2014, il 1° agosto, io ricordo quando arrivarono i dati allarmanti della situazione della balneabilità del nostro mare, incise in maniera non indifferente sul ritorno mediatico e soprattutto sulla promozione turistica del nostro territorio. Un lavoro lungo che ci resta ancora da fare. E in questi ultimi mesi che ci restano noi comunque avremo modo di mettere in atto ulteriori realizzazioni. Ed ora andiamo all'Aquila, ha presentato il quadro conoscitivo del piano urbano di mobilità sostenibile per la città aquilana, uno strumento importante di indagine in vista del piano vero e proprio, analisi attenta su punti di forza e criticità. Daniela Rosone. Approvato in giunta il quadro conoscitivo del PUMS, il piano di mobilità urbana sostenibile del comune dell'Aquila, che l'assessore Carla Mannetti e il sindaco Pierluigi Biondi hanno illustrato. Uno strumento che la città attendeva da anni, fermo restando che si dovrà arrivare al piano vero e proprio, un'analisi attenta per rilevare punti di forza e criticità in città, studi sul traffico, sulle aree di sosta, sul traffico in prossimità delle scuole e sui parcheggi, ovviamente dati interessanti che vengono fuori dalle rilevazioni e fondi, un tesoretto lo ha definito l'assessore Mannetti, che già ci sono. È un quadro molto interessante che ci consentirà di fare una programmazione seria della mobilità sostenibile per il futuro della città. Ovviamente emerge un uso dell'auto, diciamo così, molto forte da parte degli aquilani. Si parla di 260.000 spostamenti elementari al giorno, che è un dato, diciamo così, importantissimo. Altri dati interessanti emergono proprio dall'analisi dettagliata che abbiamo fatto del piano della sosta,
Costa, dove abbiamo verificato che ci sono alcune aree che raggiungono proprio il limite di saturazione e altre aree invece che stanno al di sotto del limite di saturazione. Quindi proprio da quello si partirà, per esempio, per la programmazione della sosta, per la programmazione dei parcheggi, fermo restando quello che abbiamo sempre ripetuto, che all'interno delle mura nel centro storico non saranno fatti parcheggi a pagamento ma solo parcheggi orari, al di fuori invece si sta ragionando per parcheggi a pagamento. Ma non è solo questo, è stato fatto pure tutta l'analisi del trasporto pubblico locale, quindi un'analisi puntuale dell'AMA, degli autobus, dei chilometri percorsi, e anche da lì si partirà per la riorganizzazione e riprogrammazione del trasporto pubblico locale. La cosa importante che ci ha fatto rilevare anche il nostro coordinatore scientifico è che questo piano parte già con una sorta di tesoretto, cioè una buona dotazione finanziaria di circa 41 milioni di euro per progetti che abbiamo presentato in passato, mobilità elettrica, sviluppo sostenibile, quindi piste ciclabili, e questo, diciamo, è un fattore molto importante per la riuscita e la programmazione della mobilità sostenibile. Questa mattina Arta Abruzzo ha collaborato alle operazioni d'emergenza scattate a seguito dell'incendio scoppiato nella notte a Teramo, nell'area del nucleo industriale di Sant'Atto. Il rogo, sulla cui natura sono in corso indagini, ha interessato alcuni capannoni delle ditte Zao Itau SRL e Agricom SRL. Il personale del distretto provinciale Arta di Teramo, allertato dalla ASL, ha prelevato campioni di aria, acque di spegnimento e acque del fiume Tordino. Le acque saranno analizzate dal laboratorio del distretto di Teramo, mentre i campioni di aria verranno esaminati dal laboratorio del distretto provinciale dell'Aquila. Non appena disponibili, i risultati analitici saranno inviati al sindaco di Teramo, alla ASL, alle autorità competenti, e verranno diffusi attraverso il sito istituzionale www.artabruzzo.it e sui social. L'agenzia partecipa al tavolo tecnico in corso al comune di Teramo, convocato dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Cambiamo ancora pagina. La soluzione all'atavico problema della siccità nella piana del Fucino, nella Marsica, potrebbe arrivare grazie all'investimento da 50 milioni di euro che la Regione Abruzzo ha affidato ad ARAP e Consorzio di Bonifica Ovest per la progettazione e realizzazione di una rete irrigua a pressione. Vediamo. Fontamara e la lotta per l'acqua per irrigare i campi potrebbero diventare solo una pagina letteraria e non più realtà con la quale gli agricoltori si debbano confrontare ogni giorno. La Regione, attraverso 50 milioni di euro del Masterplan, intende infatti realizzare l'intervento denominato Progetto per una rete irrigua a pressione a servizio della Piana del Fucino. La siccità, come è noto, è una delle piaghe storiche di quello che un tempo era un lago ed oggi è una piana a forte vocazione agricola nella Marsica. La convenzione stipulata da ARAP, Consorzio di Bonifica Ovest e Regione Abruzzo fa partire l'iter di progettazione che, dice il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, deve procedere spedito verso la gara d'appalto, onde evitare che manine romane, così le ha definite, possano riprendere e destinare ad altro progetto i soldi stanziati. 50 milioni di euro fanno parte del master plan, che sono stati resi oggetto di concessione finanziaria e che possono adesso prendere il progetto preliminare e portarlo al progetto esecutivo e appaltarlo. In 4 mesi possiamo arrivare alla conclusione della progettazione esecutiva con tutti i pareri favorevoli. Si dice a livello nazionale e tecnico che affinché si faccia un'opera pubblica di rilievo servono 3 condizioni. Il bisogno dell'opera, e ci siamo. La copertura finanziaria, e ci siamo, 50 milioni di euro. Il consenso dei mondi interessati, e ci siamo. Adesso si tratta di essere ambiziosi e di non farsi vincere dalla pigrizia. Ci sono tutte le condizioni, ci sarà anche un osservatorio per stimare e giudicare la progressione del lavoro sul piano adesso della progettazione e poi anche della esecuzione. Non sarà ripetibile nella cifra messa a disposizione, 50 milioni di euro, né il suolo che verrà occupato dalle opere d'arte che si faranno. Ecco perché non possiamo sbagliare, dobbiamo fare solo bene con lode, e io mi aspetto anche un controllo cooperativo da parte delle associazioni dell'agricoltura e dei tanti sindaci che anche oggi sono venuti. Il Comune di Pescara ha presentato il progetto di riqualificazione di via Trieste. In cantiere la manutenzione straordinaria di asfalto e marciapiedi, la creazione di una zona a 30 km orari e una nuova illuminazione al LED. Parte questo cantiere di riqualificazione in una zona che aspettava interventi.
Le riqualificazioni sono all'insegna della città policentrica, perché quello di Via Trieste è il primo in ordine di tempo di una serie più vasta di interventi che riguarderanno tanto il centro quanto le periferie della nostra città. Esattamente come abbiamo fatto ieri mentre ci siamo recati in Via Terno per, diciamo, informare la popolazione residente dell'avvio dei lavori. Siamo contenti di questo. Cominciamo con l'intervento più rilevante, perché l'intervento riguarderà la prima delle perpendicolari Marimonti dopo Via Roma, da riqualificare, con l'idea che dopo Via Trieste ci dovrà essere Via Genova e così via andare. L'idea è di naturalmente immaginare una zona a chilometri 30, una zona in cui non si perderanno posti auto, ma in cui ci sarà una complessiva riqualificazione del marciapiede della sede viaria, immaginando, ma questo lo si vedrà a lavori terminati, anche una differente, diciamo, differenti colori per i differenti usi, dal transito dell'automobile al transito dei pedoni alle aree di sosta per l'automobile stessa. Insomma, Pescara si fa bella. E nel prossimo servizio andiamo sulla costa dei Trabocchi per vedere come sta andando la stagione turistica, in attesa che venga ultimata la via verde della costa dei Trabocchi. Stessa spiaggia, stesso mare, in alta stagione, quando ci si avvicina al clou dell'estate, tra ambizioni di uno sviluppo turistico sempre più marcato, l'attesa del corridoio verde come irripetibile opportunità, una vocazione della costa meridionale abruzzese scoperta con convinzione in periodi non troppo lontani, dunque ci si rimbocca le maniche. Primo viaggio a Torino di Sangro Marina, che si divide in tre: la Borgata, lo Scoglione delle Morge con la spiaggia naturista, le Morge dalla finissima sabbia. Ecco la Borgata, che da sempre chiede più attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Tutta la spiaggia dovrebbero curare di più, ripulirla un po' di più. Quindi i turisti vengono, piace, però c'è ancora molto da fare. Molto da fare, perché l'Abruzzo è bello, ci sono tante cose belle da vedere, però purtroppo non siamo capaci di vendere il nostro prodotto. A chiacchiere sì. Chiacchiere sì. Lei da dove viene, signora? Dal Canada. Come si trova qui? Mi piace questo mare pulito, poi si può camminare sulla sabbia, c'è tanta gente, bravissimi, mi piace tanto. E i servizi invece ci sono, i servizi? Sì, c'è il ristorante, c'è altri servizi, c'è il pesce fresco qui. Si sta bene, quindi insomma promuove l'Abruzzo? Oh, Abruzzo mi piace tanto. Essendo, diciamo, che sta partendo l'alta stagione, un po' fiacca. Poca gente? Un po', sì. Nel mezzo la spiaggia naturista, pochi metri dal celebre scoglione, tra ciottoli e sole integrale. In pochi anni dalla sua inaugurazione il successo è stato incredibile. Oggi a centinaia raggiungono il litorale per una tintarella senza veli, costume inutile accessorio. Abbiamo la spiaggia naturista, almeno quella che comunque porta tante persone anche in fuori regione, quindi molto, molto trafficata, molto utilizzata da persone di tutte le regioni, di tutti i punti, diciamo, della regione. E poi le Morge attrezzate e ben curate, tantissima gente anche in un giorno infrasettimanale. Peppino Susi, storico balneatore. Alcuni passi in avanti sono stati fatti. Io voglio solo ricordare il progetto di mobilità sostenibile sulla linea dei Trabocchi, che secondo noi è importante e fondamentale, sia per la connotazione green del progetto, sia perché forse è l'unico modo per poter vivere in serenità la nostra costa. La Via Verde? La Via Verde l'aspettiamo con ansia e speriamo che tutti i comuni siano capaci di implementare correttamente le occasioni che dà la Via Verde. Per il futuro Via Verde e soprattutto bel tempo. Bel tempo, Via Verde e mezzi pubblici, perché al mare si può andare con il mezzo pubblico e ci si va con più serenità e con più comodità. Comunità giugliese in lutto in mattinata, all'ospedale civile di Giulianova è morto Don Ennio Lucantoni, parroco della Natività di San Pietro Apostolo a Giulianova Lido, prossimo a compiere 86 anni, lo avrebbe fatto il prossimo mese di novembre. La camera ardente è stata allestita nella chiesa della parrocchia, da lui condotta dal 1961, dove domani alle ore 16 si svolgeranno anche i funerali.
La salma sarà tumulata nel cimitero cittadino. Ed ora lasciamo la cronaca, apriamo la pagina dello sport. Questa mattina ultima seduta per il Pescara al centro Vestina di Montesilvano. Da domani la squadra inizierà ad allenarsi a Palena nel pomeriggio, subito dopo pranzo il trasferimento di giocatori e staff tecnico nel comune del comprensorio Sangro Aventino. Intanto questa mattina si sono aggregati alla squadra i neoacquisti Scognamiglio e Monachello. Il servizio. Prima giornata in maglia bianca-azzurra per Gennaro Scognamiglio e Gaetano Monachello. I due giocatori hanno partecipato alla seduta mattutina odierna al centro Vestina di Montesilvano, regolarmente in gruppo anche Cristiano Del Grosso, che già ieri mattina si era allenato agli ordini di Beppi Pillon e del suo staff. Del Grosso ieri ha svolto lavoro personalizzato, mentre il resto del gruppo ha disputato la prima partitella in famiglia. Già in passato Del Grosso più volte era stato vicino al Delfino e il matrimonio alla fine si è fatto. L'arrivo dell'esperto terzino Giuliese e di quello del più giovane Guelfi ridisegnano la fascia sinistra con due mancini naturali. Su quella destra al momento vi sono Balzano, Zampano e Celiento. Zampano è sempre uomo mercato e da un momento all'altro potrebbe partire, altrimenti ad andare via in prestito potrebbe essere Celiento. Ma sono gli arrivi del centravanti Monachello e del centrale Scognamiglio ad incidere di più nella rosa di Pillon. Sono due potenziali titolari per la prossima stagione. L'attaccante mancino, che ha girato mezza Europa ed ora è di proprietà dell'Atalanta, attende la stagione da doppia cifra, quella della consacrazione. Scognamiglio, avversario del Pescara nella finale playoff del 2016 con il Trapani, da anni è tra i migliori centrali della cadetteria, noto anche per il suo apporto in zona gol sulle palle inattive. Esperienza e leadership dunque in un reparto che ha difensori giovani come Perrotta, Gravione, Delisalde, che potrà contare, infortuni permettendo, anche su Campagnaro, mentre Fornasier è destinato ad andare via. Le prossime ore saranno decisive anche per Mirko Antonucci, il gioiellino Scuola Roma, che si è decisamente riavvicinato al Pescara e potrebbe arrivare già domani. Per i biancazzurri quella di stamani è l'ultima seduta al centro Vestina di Montesilvano. Dopo pranzo è previsto il trasferimento di giocatori e staff tecnico a Palena, dove la squadra svolgerà la seconda parte del ritiro fino al 28 luglio, data nella quale la truppa lascerà il comune del Sangro Aventino per partecipare al triangolare di Pineto con la locale formazione ed il Fano, per poi proseguire la preparazione al Poggio in vista del debutto in Coppa Italia del 5 agosto. Nel ritiro di Palena previste amichevoli il 22 e 26 luglio contro compagini dilettantistiche Palena e Delfino Flacco Porto rispettivamente. Intanto quella che si è aperta sul fronte campagna abbonamenti è la seconda settimana disponibile per l'esercizio della prelazione per gli abbonati dello scorso anno. Da lunedì prossimo la vendita libera. E in Serie C a Teramo si attendono le ufficialità di operazioni di mercato che porteranno il portiere Gomis e il difensore Celli in bianco-rosso. Prima di valutare ulteriori innesti e capire quale sarà il futuro dei senatori, la dirigenza del Diavolo avrà un vertice di mercato nelle prossime ore. Jacopo Forcella. A due giorni dall'avvio del ritiro precampionato il Teramo deve ancora sistemare qualche tassello e nelle prossime ore è previsto un vertice di mercato per valutare analiticamente quelle che sono le situazioni ancora in sospeso, ad esempio quelle riguardanti Caidi e Amadio. Il difensore ha ammesso che dovrà parlare del suo futuro direttamente con Campitelli e dal colloquio potrebbe uscire la soluzione definitiva, ma il fatto che Caidi debba incontrare il presidente biancorosso dimostra già che non c'è ancora certezza rispetto alla sua permanenza. Discorso simile, ma in questo caso non è ancora previsto alcun colloquio per Stefano Amadio. Il neo direttore sportivo del Racing Aprilia, Alessandro Battisti, lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo avuto a Chieti, ma i laziali sono in Serie D e non è dato sapere quanto un giocatore di 29 anni sia già disposto a lasciare il professionismo dopo aver toccato, seppur per qualche mese, la Serie B con il Latina non più tardi di due stagioni fa. Il Teramo in ogni caso sta stringendo per le alternative Persi e Ranieri, il primo dell'Avezzano e il secondo dell'Atalanta. Chiaramente se Amadio dovesse rimanere, come molti si augurano, allora di questi giocatori dovrebbe arrivarne solo uno per fare l'alternativa. Ma non sono solo queste le trattative biancorosse, sono attesi ora infatti i comunicati che ufficializzeranno gli arrivi di Gomis tra i pali e di Alessandro Celli in difesa, una rivoluzione in piena regola insomma, considerando che anche Giacomo Tulli è sul piede di partenza e Ilaria ha appena firmato con la San Benedettese. Probabile la conferma di Sales, ma il ricambio quasi integrale dell'organico è stata una delle richieste del tecnico Giovanni Zichella, che ha preteso che venissero cambiati molti elementi della passata stagione. Dalla società intanto filtra ottimismo per la vicenda fideiussioni, che sta creando più di qualche imbarazzo ad altri sodalizi della terza serie.
Nel frattempo si avvicina il momento dei primi allenamenti, stavolta tutti al Bonolis, impianto che quest'anno dovrebbe vedere la cogestione della società biancorossa. Ma quello che interessa i tifosi adesso è la competitività della squadra e per il momento il diavolo sembra ancora un'incognita. Poche risorse, molte scommesse, tutto improntato alla spending review. Ma potrebbe non essere un male. Dopo tre stagioni di spese folli, senza uno straccio di risultato, magari ci si affida alla scaramanzia per cambiare le sorti del campionato. E ora la Serie D. Michele Bisegna rilancia le ambizioni dell'Avezzano attraverso questa intervista rilasciata al nostro Jacopo Forcella. Michele Bisegna, da dove ripartiamo? Da quel tuo calcio di punizione in semifinale che ha preso l'incrocio dei pali contro il Pineto? Si riparte da lì perché poi di fatto l'obiettivo dell'Avezzano del prossimo anno sarà fare meglio di un risultato già straordinario come quello dell'anno scorso. Beh, oddio, ripartire da lì è dura. È meglio ripartire da zero, cioè con la conferma di tutta la squadra, che è stato veramente il colpo dell'anno secondo me, perché riconfermare in blocco tutti gli over della squadra è veramente un colpo eccezionale da parte della società. Prendere giocatori importanti tipo Jonathan Alessandro, che hanno un curriculum che parla da solo, quindi ripartire dalla, più che dal calcio punizione, dalla partita fatta, perché è stata una partita veramente giocata benissimo, una partita fatta dove noi siamo stati padroni del campo tutta la partita, però poi vai a vedere il risultato, 2-0, vedi chi non vede la partita pensa tutt'altro. Invece è stata una grande prestazione che ha dimostrazione che questa squadra è forte e lo dimostrerà anche l'anno che sta per iniziare. Ecco, i sei mesi ad Avezzano ti hanno visto, possiamo dirlo, un Bisegna anche un po' 2.0, trequartista, centrocampista, insomma l'anno prossimo avrà Giampaolo la possibilità di schierarti in varie zone del campo. Tu come ti sei trovato? Ma io benissimo, dico la verità. Poi era già un'evoluzione che era partita con Epifani, le ultime di campionato a San Nicolò, giocando anche i playoff centrocampista centrale. Poi l'anno scorso sono venuto, quando sono tornato, il mister mi ha parlato e mi ha detto: guarda Michele, io ti vedo più centrocampista. Ho detto: benissimo mister, sono la persona più felice del mondo, infatti mi trovo veramente bene e dico la verità, spero di giocare lì, quindi sono molto contento di questo nuovo ruolo perché mi piace molto e speriamo bene. C'è la consapevolezza che l'Avezzano, che sarà i nastri di partenza della prossima Serie D, probabilmente l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà all'inizio dal punto di vista della conduzione tecnica, che quest'anno non avrà, e allora di conseguenza è, non la mettiamo magari in pole position, in prima posizione, ma insomma alle primissime file c'è? Beh, sicuramente dopo quello che è stato fatto e dopo il mercato di quest'anno possiamo soltanto che ripartire da lì, cioè dal terzo posto e migliorare la posizione, anche perché c'è stato anche questo problema di inizio stagione quando io non c'ero e comunque vari allenatori, le cose, si sono perse almeno 4-5 partite dove si poteva fare meglio e quei punti alla fine, se li vai a sommare a quelli totali, potevi giocarti qualche cosa di più. Le altre come le vedi, le avversarie? Chi stai vedendo che si sta muovendo bene? Ma dico la verità, ne ho viste più di qualcuna che si sta muovendo bene. Già la Reganatese aveva una squadra importante l'anno scorso e adesso sta finendo di allestirla. La Vastese è partita bene, ha fatto 3-4 colpi importanti. So che si muove bene anche la San Giustese, so che un po' di squadre si muovono, sicuramente non saremo le uniche, cioè non saremo noi unici a giocarci il campionato e c'è sempre poi l'outsider che viene fuori alla fine e magari può rovinare i piani, però sicuramente noi stiamo là. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono a disposizione, lo saranno tra poco, a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube o sul nostro sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.